Salve ragazzi e benvenuti dal vostro Lefari, bentornati dal vostro Lefari. Oggi scopriamo un titolo interessante, Death and Request 2, che non è assolutamente un gioco appena uscito, anzi è un gioco che sul gruppone ha bene o male 2 anni e mezzo, se non addirittura 3. E il perché di questo scopriamo nel canale è molto molto interessante. L'altro giorno, comunque qualche giorno fa insomma, su Twitch mi avete detto, qualcuno di voi mi ha chiesto: ma in libreria Steam hai Death and Request 2? Ma non hai l'uno, perché? E onestamente non mi ricordo, probabilmente questo titolo l'ho trovato in un bundle. Fatto sta che comunque mi avete altamente consigliato di mostrarlo, perché effettivamente è un gioco che, seppur di nicchia, è molto molto interessante. E quindi eccoci qua a scoprirlo assieme. Quindi, se anche riuscissi a consigliare, tra virgolette, questo titolo anche solo a 10 persone di voi, posso ritenermi molto molto contento, e soprattutto voglio cercare di capire se il titolo può fare per me in modo da comprare anche il primo capitolo. Comunque partiamo dalle basi. Che cos'è? Sostanzialmente è un RPG a tema horror, sviluppato e quindi scritto dagli scrittori di Corpse Party, che è un anime horror molto molto famoso, misto però anche le visual novel, quindi c'è sia una componente di combattimento in tridimensionale e esplorazione, però c'è anche una fortissima componente narrativa, diciamo statica, quindi non cutscene, bensì i classici testi con un personaggio di qua e un personaggio di là, per cui diciamo che alterna fasi di un certo tipo con fasi molto molto statiche, quindi anche per quello è ulteriormente di nicchia. E fra l'altro purtroppo è solo in inglese e l'italiano mai arriverà, a meno che qualcuno a livello amatoriale non faccia qualche patch. Detto questo, scopriamolo assieme. New game, difficoltà normale, perfetto. E ovviamente ragazzi, se il titolo vi fa piacere, vi interessa, fatemelo sapere, perché sono molto molto curioso, anche se avete titoli simili a questo, Today the start of another worthless day. I get up in the morning and I eat. The sun rises and I eat. The sun sets and I eat. Ok. Sto cercando di capire se c'è anche il parlato. Sì, c'è il parlato in giapponese e si può anche scegliere in inglese eventualmente. The morning returns bringing with it the same day. A livello di narrazione probabilmente non capirò nulla, visto e considerato appunto che non ho giocato al primo capitolo, ecco. Ecco perché anche siamo qui. Hey, what the hell is this? That's drunk again. Benissimo, partiamo bene. Another day, another disappointment. Every day might have felt worthless, but they took silver linings where I could find them. At least he was decent enough to give me a smartphone and a laptop. Being sheltered from the outside world, I dived inward, becoming obsessed with whatever I could find online. It's starting up again, my father's rage. People who say home is where the heart is never had a family like mine. Only one thing gave me solace. The occasional text to me by my younger sister Sanae. She lived with our mother, and from what I gathered, it was a warm life. That alone was enough to chew on. Quindi in pratica due sorelle divise, una è rimasta con il padre, ubriaco e un po' stronzo, diciamoci la verità, e l'altra con la madre, a quanto pare ha vissuto bene. But I stopped getting texts from her a year ago. E questo è male. You trying to make a fool out of me too? First that woman, now everyone else. I'll kill you. My drunken father picked a hatchet up from the floor and approached me. So this is contempt. A look communicated without a single shred of love. I was going to be killed by my father. I don't care. Not anymore. I wouldn't have to suffer anymore, so it's fine. I wouldn't have to stuff anything in my mouth, but I had one parting wish. Non avrei dovuto mettere niente in bocca, in che senso? I wanted to visit Enigma, a place I had only seen online. Huh? Can't even look me in the eye? You're a dirty whore of a daughter. Two girls born to a shitty mother. No surprise they're both shitty too, huh? You don't belong here, you're both shit. Stop it. Huh? Wow, non pensavo a un contenuto così adulto anche a livello di parole
e concetti, onestamente. Mi ricordo molto Doki Doki Literature Club, per svariati motivi. Ah, shit, get off me. What the... Let me up. Hey, what are you trying to pull, you bitch? Ok, I won't let you. I won't let you. Non te lo permetterò. Hey. My father froze in terror. I stood on top of his stomach, lifting the hatchet in my hand. Hey. L'ha decisamente massacrato, direi. Si sono un po' rivoltate le cose. Ok, bello. Idea Factory e Compile Art fanno sempre cose un po' particolari di nicchia, ma spesso e volentieri fanno veramente dei bei titoli, ecco. Non capolavori, però bei titoli. Self Defense. Days after the incident, I was alone. No one else around to care for me. I was dehydrated, on the verge of death. If not for the social worker who discovered me, I would have died. It seemed one of my poor neighbors heard my desperate screams and reported it to the authorities. Only then was I found. Although there was no denying I killed my father, based on the circumstances, the court saw what I did as an act of self-defense. Ah, per fortuna. I was ordered to undergo counseling for 3 months. Afterwards, I was dismissed from the facility, absolved of my sins. Not that it made the consequences any easier. That man's final moments will haunt me forever. When I close my eyes, I relive the moment. I pray every day for his ghost to leave me. The air was thick with fog, making it difficult to see anything from a distance in this old town. I sat in the back of the black town car, which was stopped in front of a tall, pearly building in the center of town. Bello come personaggio, comunque. Surrounding the town was a lush smattering of trees and a vast lake. I felt a warm breeze brush against my cheek as I exited the car. If I squinted hard enough, I could make out a mountain standing atop the horizon to the north of town. It was misty here, year-round. Some think the Choara is cursed, could be the eternal mist, or it could be the creepy aura permeating throughout. This may seem like a silly question, but for the sake of formality, I'll ask. Are you Mei Toyama? That's right, I'm Mei Toyama. Ok, verified. Mei, from today on, Wordsworth will be your new home. What happened with your father? I mean, that man was a terrible incident. You did nothing wrong, so please don't worry. Mei, you're so strong. You did what you had to do. You're allowed to be happy. Thank you. Now, let's head inside. Headmistress Midra awaits you. Io vorrei capire un po' la componente concreta del gioco com'è. Però è anche vero che la storia è veramente intrigante. Welcome, Mei. I am Midra. Headmistress to Wordsworth, the All Girls Dormitory. Hello. All Girls Dormitory? Personally, I find orphanage to be an unsavory signifier. Our institution prides itself as an academy and a dorm together. There is no distinction between students with or without family. Indeed, point well taken. Midra, as I mentioned to you before, this girl here has had something of a tough year. She's moving on well, and she's honest. Let's be sure to give her a big Wordsworth welcome and celebrate her enrollment. Welcome, Mei. We've had many girls like you overcome their childhoods by working hard and supporting one another in harmony. Trust in our staff, invest in yourself, find your wings, little butterfly, and soon you'll take flight in this world on your own. Women who triumph over all odds are the ones who make a difference. I have many high hopes for you, Mei. She's tall, almost intimidating at first glance.
I suppose it works to her advantage, given that she's the headmistress. In any case, for what reason did you choose our remote town and our esteemed dorm to further your education? I was the one who reached out to her after my request to come here. I stepped forward, making sure to lock eyes with Mira as I answered their questions. Because I heard Sanae was here, please let me see her. Sanae? She's my little sister. She's here, right? Let me see her. Mei, no. Please calm down. Hurry, what are you doing? I'm telling you to take me to her. Mei, okay. Mei, calm down. Take a deep breath. When Mei's parents divorced, they decided the following. Ah, ovviamente ragazzi, io vi invito sempre anche a seguire il canale Twitch, dove adesso faremo più live, ecco, dedicate ovviamente ai videogiochi. Tutti i link li trovate qui sotto in descrizione. E anche il canale Instagram, dove appunto posto curiosità, notizie, sondaggi e tanto tanto altro. That Mei's father will take Mei, and that her mother will take Sanae. The two girls lived apart since the split. Because of her father's passing, we attempted to locate her mother to see if Mei could be reunited with her family. After some investigation, we learned that her mother had passed as well. It was her mother's wish for Sanae to be sent to Woodworth, or so it says on her dossier, which explains why Mei too had requested to be transferred here. Poor girl, God has presented you with such fearsome challenges because he knew you were tenacious enough to overcome them. Huh? There must be some mix-up with your documents. Sanae Toyama does not exist in our records. She never has. What? Calm yourself, Mei. It is unladylike to let yourself become flustered. No doubt your travels have been long. Go on to your room and rest. We will assess the situation with Sanae tomorrow. Please, I assure you that I will assist her in reviewing our records once more. Hello there, ma'am, I really want to carry your bags. Oh, salutations, Mei. Allow me to introduce myself as the head maid, here to help everyone in our dorm. My name is head maid Shizu. Shizu Melonis, nice to meet you. Sure. An upbeat servant appeared, interrupting our conversation to escort me to my room. I ascended the staircase to the second floor, which led me to a long hallway. My room was at the very end of the hall. I'm tired. I dropped my things on the floor and, without changing out of my clothes, collapsed onto my bed. The window rattled from a forceful draft. The worst of winter was yet to come, at least I had a roof over my head and a bed. I pulled my phone out from my pocket and opened up my mail app. The last mail I received from Sanae came over a year ago. Sister, Barbas is watching. Don't believe all that you see. Sister Barbas is coming. That was it. I hadn't got another message from her since. Sanae. There's no way she's not here. The social worker confirmed it herself. Her residency was also noted in this country's record. Supposedly, Sanae enrolled at Wordsworth 1 year ago. The headmistress and the maid seem to be hiding something. I need to do some investigating. It's been so long since I couldn't cherish being alone. I wanted to bask in this serenity as my fatigue started to catch up to me. I sank into the bed and fell asleep. Ragazzi, 13 minuti di dialoghi e il gameplay deve ancora arrivare. Wow, who's this? Ma lo sapevamo già che purtroppo... Purtroppo, per fortuna, la parte narrativa di questo tipo è una componente... È una componente molto, molto importante nei giochi di Idea Factory e Compile Art. Tutti. Oh, that's the girl mamma told me about. The new girl. She's a cutie. I'm lucky to be her new roommate. She's knocked out. I'd feel bad waking her. I let her sleep. Few things are worse than the feeling of someone staring at you. The chilly sensation came over me the moment I stepped inside Wordsworth. It seeped into my skin. I hadn't noticed anyone staring. Just an intuition. After I awoke, the feeling had left me.
Bella anche la progressione dei giorni comunque. Allora ragazzi, siamo arrivati a 15 minuti di narrazione. Abbiamo visto che effettivamente la componente narrativa è fatta bene. Questa qui non sarà una serie, quindi adesso ve lo dico molto chiaramente, skippiamo la parte narrativa perché voglio toccare con mano la parte del gameplay, ovviamente. Nel caso vogliate vedere la serie, sappiate che molto probabilmente ci sarà su Twitch. Partiremo dal primo capitolo perché nel mentre, salvo il gameplay faccia veramente schifo, ho già deciso di comprarlo, ecco, perché la parte narrativa mi piace molto. At this time of day, you can talk to students in the Wordsworth Women's Dormitory. Choose the location on the map and interact with the dormitory students. The interactions you have may affect the outcome of the story. Women's Dormitory, halfway. Ah, qua posso cambiare... Ok, perché qua in realtà, ragazzi, mi mostrano i tasti della tastiera, ma io sto usando il pad, per cui anche lì... Con Z ho capito cos'è, X ho capito cos'è, però... Vabbè, andiamo qua. Begins this event. Proviamo. Skippiamo qua. Quindi quella, diciamo che in un certo senso è l'esplorazione del mondo, ok? Porcaccia. Skip. Ah, c'è skip, ragazzi. Ok. Perfetto. Ah, c'è proprio il pulsante rapido per skippare. Va bene. Dai, fatemi vedere com'è un combattimento. Porcaccia la miseria. Non si può skippare in tronco, no? No, ci ho provato. Non credo sia possibile. Play voice return. Anche skippare ci vuole tempo, sappiatelo. Vediamo. No, perché io ho visto il design dei nemici, delle ambientazioni e tante altre cose sono veramente, veramente belle. Ma anche i disegni in generale sono belli. Avete visto all'inizio, ad esempio, quando lei ha squartato il padre, che effettivamente a livello visivo meritava molto, eh. System. Cafeteria. Began this event. Ok. Dai. Immaginatevi comunque quanto tempo parlano in proporzione al gameplay reale. Ovviamente io credo che su, non lo so, 30 ore di gioco, vedendo un po' come sta andando adesso, io mi dico che sono 2/3 di parlato e 1/3 di giocato, senza sbilanciarmi più di tanto. Ma comunque staremo a vedere, magari le battaglie sono più lunghe, impegnative, eccetera eccetera, ecco. E anche questo è perché siamo qui, per cercare di scoprirle, insomma. E vi ricordo ovviamente tutti i social qui sotto, ragazzi, nella descrizione, insomma. E se avete voglia, lasciate un commento per farmi sapere cosa ne pensate. Woman's Dormitory Gate. Ok. Niente, oh, non hanno intenzione di farci provare il gameplay. Però, perché fanno così? La risposta è molto semplice. Sviluppare 30 ore di gioco, di cui 20 parlate e 10 di gameplay, è molto più semplice, molto più economico, molto meno impegnativo a livello di budget, ecco. Questa è la verità. Il pro, perché ci sono anche i pro, non solo i contro, ovviamente, è che l'immersione all'interno del gioco è veramente molto molto importante. Non è come un qualsiasi gioco action RPG dove le cutscene, ad esempio, sono molte molte meno, ecco. Sì, si crea l'empatia tra noi e il personaggio e altre cose varie, però non è ai livelli di questi titoli. Qui è veramente un'altra cosa, un'altra storia. Secondo me qua, ragazzi, parlavano di fantasmi. No, non è vero, è tornata la musichetta allegra. Sto cercando di intravedere un po' cosa stanno dicendo. Parlavano di uccidersi a vicenda, di coltelli e cose varie, ma... Boh, mi sa che hanno tipo litigato, forse... Non lo so, boh, staremo a vedere, dai.
Oh, eccolo qua. Qua, ragazzi, non credo manchi molto alla... al gameplay, alle battaglie, insomma. Credo sia la battaglia questa, sapete? Già, ok. Molto belli gli effetti grafici alla Corps Party, per l'appunto. Il richiamo è estremamente evidente. Graficamente anche molto piacevole, devo dire. Cioè, ovviamente siamo tipo ai livelli di Play 2/Play 3, ok? Però alla fine uno non compra Death and Request per il graficone da Final Fantasy, ecco, quello è poco ma sicuro. Qui non si può skippare in automatico, eh? Cazzarola. Allora, c'è anche l'esplorazione, così non me l'aspettavo, onestamente. Pensavo fossero solo combattimenti. Il perché la telecamera faccia quello che vuole non lo so, onestamente, ma comunque ok. Ah, scusate, c'era il mouse. C'era il mouse che andava in conflitto. Adesso ha senso. Molto bella l'ambientazione, devo dire, eh? Molto bella, molto bella. Vediamo di qua. Questo cristallo che cos'è secondo voi? Save point. Save points can be found throughout the town. By touching the symbols your route can be saved. Ok, after some time the warp stones will be available for use. Perfetto, investigate, save, va bene, ok, salviamo, perfetto. 400 HP, 50 punti special. Abbiamo l'obiettivo in alto a sinistra, lo vedete dalla mappa. Che cos'è questo? Ah, l'obiettivo è giustamente. Qua è chiuso. C'è un'esplorazione, direi, relativamente lineare. That's a computer. Quindi c'è una componente narrata anche a livello di esplorazione, comunque. Basilare sembrerebbe, però ok. Action, sbagliato. Ok. Ok. Cosa dovrei fare secondo voi? Bene, approccio PC in the dungeon and press F to hack into and control the security cameras in the dungeon. The security cameras are able to locate false walls. Ah, reveal hidden treasure chest and discover hidden hints. Using this often as you can. Ah, hidden walls, ho capito. Ecco il perché di quella telecamera. Chiaro, chiaro, chiaro. Chiarissimo. Mi fate venire un combattimento per cortesia? Patch 1.0. Carino. Questa potrebbe essere una serie interessante per il canale Twitch. Prendo dal primo, ovviamente. Ok, chiaro. Il muro lì, perfetto. Adesso ci andiamo, prendiamo questo. Osiris Balm. Vediamo se riusciamo a vedere l'inventario, ragazzi, in qualche modo. Ok, use ability and change skill sets. Skill use, action skills, attack, 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 skill use, matic. Matic. Deus glitch, favorite skills, ok. Poi cosa abbiamo qua? Switch out, equipment, hatchet. Giustamente. Ring, accessory. La patch 1.0, secondo voi, dove va messa? Check tips, midday, ok. Search items, patch 1.0. Ah, recuperare 100 HP. Va bene, ok. Di qua, abbiamo detto che c'è il muro falso. I hear something. It's coming from close by. Dorm area key 1.
Key A, volevo dire, non so perché ho detto Key 1. Morava. Non so nemmeno cosa ho preso, tanto guarderò dopo, non vi preoccupate. Potrebbe essere un mostriciattolo piccolo? Ma neanche tanto piccolo in realtà. Ed è pure bruttarello. Ha le orecchie da pipistrello, le corna di un coso e il corpo di un gorilla strambo tipo. Interessante. Combattimento. E il mouse. Sempre in mezzo alle palle. Battle movement. Premi during an ally's turn to move out about the battlefield. Va bene. Camera and turn. Ok. The three act system allows you to perform up to 3 moves in one turn. The characters will then be able to unleash a chained attack. Various actions are possible. Yes. You can attack while guarding or recover using items. For attributes, the moon attribute's attack will be effective against the sun attribute. Further, the sun attribute will be effective against the star type monsters. Star's attacks will be effective against the moon attributed monsters. Quindi ci sono, diciamo, l'elemento, tra virgolette, luna, sole, stelle. Luna batte sole, sole batte stelle, stelle battono luna. Se non ho capito male. Attacco. Basilare. E il knockback, knock blow. Wow. When a monster is blasted off with a knockback and comes in contact with a character, a knock blow will be unleashed. Pushing the enemy back even more. Cos'è questo effetto flipper? È stranissimo. Knockback occurs when you blast away monsters after your attack. You can bounce monsters using the knockback on battlefield walls and other monsters. Attack 3 times and use skills with knockback to initiate it. Buggy skills, defense increase. Clicker. 17 di danno. 18 di danno, ok. Command, search. Adesso io purtroppo qua veramente non mi ricordo cosa significa EF0. Userò... vediamo, search. Ah no, 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 non search. Ok, command, potrebbe essere... ok, perfetto. Shooting star. Proviamo? Yes. 3 volte l'ho fatto. Gioca sulla. Kagayake. Overkill. When you defeat an enemy monster with damage greater than the monster's HP, you will obtain bonus XP. More damage will earn you more XP. Oh! Avete capito, ragazzi? Il fatto che gli facciamo tanto più danno rispetto a quello che serve è un bonus punto esperienza. Bonus overkill. Questa è una cosa molto molto bella, secondo me, eh? Perché uno potrebbe dire, ah ok, ah, 10% di HP gli do un piccolo tocco finale. No! Distruggiamolo, massacriamolo, che ci dà il bonus esperienza. Bella sta cosa, cavolo, bella. 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 E questo? Potrebbe essere tipo qualcosa da evocare, no? Sembrava tipo un mostrocettolo simpatico. Comunque bene, ragazzi. Abbiamo visto effettivamente la componente narrazione. Molto bella. La componente esplorazione e di combattimento discrete, nel senso che comunque sono fatte discretamente e soprattutto sono ben diverse da tanti altri giochi. Direi che non ci rimane nulla da vedere. Detto questo, grazie di nuovo. Tutti i social qui sopra, il link qui sotto e grazie di nuovo.